mai mi sarei aspettato che avrebbero fatto, diciamo, veramente una cosa così obbrobriosa, no? Perché parliamoci chiaro, sappiamo tutti, il risparmio è tutelato. È stato al suo tempo, la legge ha costituito il fondo interbancario per la tutela dei depositi, no? L'Europa diceva che li avrebbe considerati sempre aiuti di Stato, ma allora l'API si forma una società dove le banche private versavano, diciamo, gli importi, bastavano 2 miliardi, non tanto 3,6 miliardi, e quindi era tutto assolutamente regolare. Si può fare anche ora. Proprio per questo noi che prima abbiamo pensato, diciamo, a far modificare con un emendamento il decreto, cercando di dare concretezza ai rimborsi agli obbligazionisti attraverso la modifica della percentuale di recuperabilità sugli 8,5 miliardi di sofferenza, perché considerare, l'hanno considerato in Banca d'Italia, 17,8 di recuperabilità. Noi sappiamo che nel mercato la cessione delle sofferenze rende tra il 23 e il 28%. C'è una prova concreta che i commissari di Banca Etruria hanno ceduto 302 milioni, dico 300 milioni, di sofferenza a credito fondiario non più tardi di un mese fa, e hanno reso, permettiamo che la copertura era del 55-60%, hanno reso oltre il 40%, perché c'è stato anche un ricavo di 3 milioni. E quindi come si fa, diciamo, a pensare di mettere un indicatore di recuperabilità? È vero, nelle note esplicative di Banca Italia è scritto, diciamo, che è una misura prudenziale, ma qui non si possono accettare fondi, io ho chiamato fondi per l'elemosina in bassa reddito, cioè, qui la gente ci ha messo i soldi e qui, diciamo, lo Stato deve rispondere, perché era stato creato sedente per le crisi il fondo interbancario dei depositi. Le banche avrebbero dovuto contribuire con una certa percentuale tutti gli anni, perché nei casi di emergenza non l'hanno mai fatto. Eppure i vertici del fondo interbancario, ci sono due ex dirigenti anche molto bravi di Banca Italia, no? Quindi come mai si è arrivati a pensare una cosa del genere? Di fare un decreto che espropria veramente tante famiglie, tante disperate. Cioè, io ho deciso di prendere posizione dura proprio perché ho parlato con centinaia di persone e diciamoci la verità. Ci sono famiglie che non sanno neanche cosa vuol dire il rischio subordinato. Io si arriva forse al 90% di quelli che conoscono. Ho parlato anche con professionisti che mi hanno detto, io le 88 pagine dei fogli informativi non li ho letti. Quindi pensate un po' voi già. E poi la nostra è una banca radicata sul territorio, assolutamente. È una banca cooperativa. Sicuramente sono stati fatti tanti errori in passato, ma dopo ci torniamo. Quindi noi non chiederemo più che vengono modificati indicatori di percentuali di recuperabilità. Noi chiederemo, e io domani lo chiederò, c'è il ministro Zanetti, sono in diretta dalle 3 alle 10, chiederò assolutamente che il decreto, quindi proprio mi appello a tutte le forze politiche, che il decreto venga assolutamente ritirato. Questa secondo me è l'unica cosa per salvare il decreto. Il decreto deve essere stralciato dalla finanziaria. E io mi auguro che veramente tutte le forze politiche, mi rivolgo anche al Presidente del Consiglio, a tutti i parlamentari del PD, sinceramente non è possibile che passi questo decreto, veramente non deve passare. E veniamo alla non fallibilità di Banca Etruria. Banca Etruria presenta al 31-12 del 2014 un bilancio dove c'è ancora un patrimonio di 600 milioni che è formato dal capitale sociale di 424 milioni, va bene? E dal fondo sovrapprezzazione, che prima erano molto superiori, no? Perché negli anni precedenti sono stati altre regole. I giornali hanno parlato che gli azionisti hanno perso 125 milioni perché hanno valutato l'ultima quotazione in borsa 0,60 per 217 milioni di azioni in circolazione e fanno 125 milioni. Non è vero, perché anche io che avevo comprato 10 milioni di vecchie lire di azioni, 5.000 euro attuali, io ho perso 5.000 euro, ma c'era sempre la mia speranza, va bene, come di tutti, diciamo, gli azionisti, di che in borsa si potesse in futuro recuperare. Quindi la distruzione di ricchezza soltanto sull'azione Arezzo è stata di 800 milioni, non dei 125 milioni come si paventa, perché la gente non c'entra, per la gente l'ultima quotazione 0,60. Si poteva riprendere in 10 anni, in 15 anni la gente avrebbe, diciamo, ripreso quello che veramente aveva investito, no?
Sì, è vero, le azioni sono prodotti a rischio, ma mai nessuno sarebbe aspettato che le banche di credito cooperativo avrebbero subito simili trattamenti. Quindi perché non poteva essere fallita Banca Etruria? Ci aspettavamo tutti che il 2015 Banca Etruria lo avrebbe chiuso in pareggio. Perché? È vero che al 31 dicembre 2014, in base alla perdita di 526 milioni, sulla quale ritorneremo come composta, era rimasto soltanto 70 milioni di patrimonio, va bene? Quei 70 milioni di patrimonio sono stati sicuramente consumati, mi dicono, perché anche i commissari hanno passato a perdita, a precise si parla di un centinaio di milioni, va bene? Però sicuramente con la vendita di asset, quali la Banca del Vecchio, quale la Banca Popolare Lucchese, si parlava di una chiusura in pareggio dell'anno 2015. Tant'è che i commissari, se vi ricordate, il commissario Pironti, apparsa su tutti i giornali, quando è stato a casa di Dambruschi, proprio prima assolutamente che uscisse il decreto, aveva parlato: vi lasceremo una banca solida, assolutamente. Quindi eravamo tutti un po' tranquilli, no? Assolutamente che avrebbero lasciato la banca, quindi in pareggio. Non aveva patrimonio, ma perché non aveva patrimonio? E questa cosa bisogna dirla forte, perché ci sono stati degli errori gravissimi. Il consiglio di amministrazione di Banca Etruria, andata 11 febbraio, pochi minuti prima che entrassero i commissari, siccome era stato consigliato da qualche mese di fare ulteriori accantonamenti, cioè rettifiche su crediti, per circa 400 milioni, li hanno fatto questi accantonamenti, perché ha detto: se voi vi adeguate alle banche soggette all'asset quality review, portando quindi la copertura di tutti i crediti deteriorati al 55,1%, come risulta dalla relazione dei commissari dal 2014, voi sicuramente non verrete commissariati. Questo è gravissimo, perché già i commissari, gli ispettori, quelli dell'ultima ispezione finita a febbraio, sapevano già da tempo. L'11 febbraio era già da una settimana che in data 6 febbraio era stata passata al Ministero dell'Economia la richiesta per il commissariamento di Banca Etruria. Quindi mi pare chiaro che questa il Consiglio di Amministrazione ha fatto un peccato ad accettare di, perché la banca, se fossero rimasti questi 400 milioni, ha voglia di far fallire la banca. Invece è stata costruita a tavolino. E cosa hanno fatto allora? Ma noi giochiamo, le sofferenze di Banca Etruria sono deteriorate, anche gli incagli sono coperti al 55%. Vorrei dire, siccome gli incagli la media è del 40%, che le sofferenze erano anche al 60-70%. Scusate, ma se stessi tecnici volevo precisare, perché è molto importante, no? Ma allora, la Banca d'Italia, io chiedo che domani faccia, che i parlamentari lo chiedano, che tutte le banche che hanno una copertura, sono tante in Italia, del 41% sulle partite deteriorate, vengono dichiarate fallite a tavolino. E questa è la mia richiesta, perché voglio dire, Banca Etruria aveva assolutamente una copertura al 55% con questi 400 milioni, che se fossero rimasti avrebbero avuto come minimo, un patrimonio attuale di 350 milioni, che vai a farla capire una banca di Etruria. Ma anche, dico io, col patrimonio a zero, questa banca non si poteva far fallire, perché c'era un'ampia copertura. E poi un costo, utilizzando i prestiti subordinati, veramente mi sembra una cosa assurda. Ora vengo brevemente a fare un excursus degli errori che sono stati da parte dei vertici. Io sono intervenuto in questa banca quando non avevo più conflitto di interessi, quando sono andato in pensione. Nel 2009 ho fatto il mio primo intervento, perché andava in pensione con pianto Commendatore Elio Faralli. Devo dire la verità, ho fatto un intervento durissimo, perché contestavo le scelte strategiche che erano state fatte. La crescita per linea esterna attraverso l'acquisizione di piccola banca a caro prezzo, anziché il radicamento sul territorio, sfruttarlo in particolare in Toscana, che c'era fortissimo il radicamento di questa banca. Non è stato fatto, sono stati fatti errori strategici, in quel momento le banche dovevano crescere. Ma al momento del passaggio della presidenza, va bene, voi sapete tutti come è venuto sui giornali, voti 8-7, ha votato l'ex finanziere sardo Rigotti, che ha lasciato un buco a Banca Etruria per 38 milioni, no? Qui qualcuno deve indagare, la Banca d'Italia, che ha fatto l'ispezione nel 2010, non ha contestato nulla, anzi, mi dicono che sono state archiviate la via della procedura sanzionatoria a giugno 2011,
Dopo che noi abbiamo fatto la lista alternativa il 3 aprile 2011, c'è stato un grosso scontro ad Arezzo, no? È vero, noi abbiamo messo la faccia, l'abbiamo fatto veramente perché volevamo l'alternativa in banca. Non ci siamo riusciti perché lì i giornali assolutamente non hanno mai pubblicato una riga di quello che noi dicevamo, insomma, come tutta la città, diciamo, ha partecipato, soprattutto la politica, per difendere quella situazione. Sono amareggiato perché un politico aretino, molto lanciato, è rimasto fino alle 9:20 di sera, quando abbiamo saputo i risultati. Io ero lì ad aspettare, per rispetto della gente che ci aveva votato, 1964 voti, è stata lì a brindare insieme agli amministratori, insieme a, diciamo, ad ex vicepresidente, eccetera, eccetera. Questa cosa, guardi, alla fine credo che farò anche i nomi, perché questa cosa non mi va giù, perché la politica è vero che si può anche schierare, cioè, ma non si può, diciamo, perché beh, io considero ancora un'offesa personale la politica, un'offesa personale. Perché alle 21:20 di sera non si può stare lì per prendere in giro chi invece, come me, lo ha fatto senza interesse per mettersi in lista e lo faceva proprio per salvare la banca. Scusate questa cosa. Nel 2010 questa ispezione ha rilevato qualcosa di quello che è successo nel 2009 per questi passaggi di potere che ci sono stati? Noi chiederemo assolutamente che queste cose vengano accertate. Passiamo avanti, veniamo all'ispezione 2013, inizia, diciamo, al dicembre del 2012, una settoriale sugli impieghi, sarò veloce, settoriale sugli impieghi che termina a marzo. L'ispezione sicuramente perché ha trovato, diciamo, no, molti cadaveri all'interno dei crediti, in particolare, va bene, viene allargata e diventa un'ispezione generale. Quindi questa ispezione finisce il 5 di settembre del 2013. Il rapporto ispettivo è stato consegnato il 5 dicembre del 2013, è stato molto duro, avete tutti letto le sanzioni, e io subito quel giorno ho scritto che la banca andava commissariata il 5 dicembre del 2013. Non solo, l'11 novembre 2012 era stato deliberato un aumento di capitale di 100 milioni, realizzato poi a giugno-luglio del 2013, mentre l'ispezione era all'interno della banca. A mio giudizio, lo dico ad alta voce, quell'aumento di capitale andava stoppato, diciamo, dalla vigilanza, andava stoppato, perché anche quei 100 milioni sono andati in fumo, come avete visto, diciamo, questa cosa, no? E poi dico un'altra cosa, no? L'ispezione è stata pesante, no? E come, diciamo, si scrive magari, come mi dicono, che il presidente e il direttore generale sono inadeguati a gestire la banca e noi li lasciamo lì anche a preparare la nuova lista, a fare tutte queste cose qui. Ma scherziamo? Qualcuno dovrà rispondere perché, diciamo, si è comportato in questo modo, perché sapeva che c'era anche gente all'interno di Banca Etruria, noi soci, che ci battevamo proprio per cambiare qualcosa. Non è successo niente. Sì, finisco. Poi che è successo? L'ispezione che finì il 5 dicembre 2013 non ha rilevato il conflitto di interessi. Poi rilevato nell'ultima ispezione e che fa parte della lettera di commissariamento, questo aspetto con gravi conflitti di interessi, di amministratori che già erano dentro, diciamo, il consiglio d'amministrazione della banca. Questo è un fatto molto grave. Poi, se torno velocemente a tutti i crediti concessi, diciamo, agli amministratori, Rigotti è un esempio, ma io, guarda, ho fatto tante banche, non ho mai trovato una banca come questa che dava i crediti. È possibile, nel rispetto dell'articolo 136, è possibile, diciamo, concedere i prestiti, però a mio giudizio, ecco, bisogna limitarsi perché può sorgere prima o poi il conflitto di interessi. Un'ultima cosa che vi voglio chiedere, quello davvero, ai parlamentari in particolare, battetevi perché ci sia lo stralcio di questo decreto, a tutti i costi, non fate passare la fiducia, cascherà il governo, ma qui è successo una cosa molto molto grave.